È una pedana baropodometrica e stabilometrica. Baropodometrica perché va ad analizzare le pressioni sulle, in questo caso sui piedi, e la ripartizione del carico fra l'alto destro e l'alto sinistro. Inoltre fa anche la stabilometria, quindi la proiezione del baricentro al centro del piede, quindi l'oscillazione del nostro corpo. Quindi cosa mettiamo in correlazione? La parte stabilometrica con la parte, diciamo, di pressione, la parte baropodometrica. Alcune alterazioni posturali hanno, diciamo, delle interferenze riguardo questi due fattori. In seguito a queste interferenze, che possono essere del recettore stomatognatico del piede o eventualmente di retrazione della catena muscolo-fasciali, vediamo quindi qual è il problema, lavoriamo sulla causa, ripetiamo l'analisi per vedere appunto poi qual è il problema. Nel modo particolare, nel progetto posturale, il lavoro che verrà fatto è un lavoro in acqua, quindi un lavoro con un protocollo specifico in acqua, di riabilitazione in acqua, e il protocollo verrà fatto a secco su azioni di back school, cioè sul comportamento corretto di come sollevare carichi, come stabilizzare l'addome. Quindi questa che riguarda, diciamo, la parte diagnostica, serve per capire quali sono le problematiche. Viene fatto il protocollo, dal protocollo viene ripetuta l'analisi per vedere i miglioramenti e cosa è cambiato dal punto di vista posturale nella persona.